Silvia Maltoni, che è manager e presidente dell'associazione giovanile 1535.it, parlerà di una città ecosostenibile grazie all'Expo 2015 e chiedo per cortesia di prepararsi intanto a Silvia Orlando. Buongiorno a tutti, visto la grande emozione e il poco tempo leggerò velocemente il progetto che abbiamo fatto con tutti i soci fondatori dell'associazione. 1535 è un'associazione che si occupa di tematiche socioculturali rivolte ai giovani. In sintonia con il tema Expo 2015, Nutri il pianeta, energia per la vita, ci siamo chiesti come far diventare Milano una metropoli d'avanguardia che attiri milioni di visitatori. Abbiamo pensato ad un connubio tra tecnologia e natura, dal titolo Eco Social City, un nuovo modello di cultura ambientale creato per migliorare la qualità della vita del cittadino nel contesto urbano. Il progetto si ispira all'approccio ecosostenibile, da tempo diffuso nei paesi nel nord Europa, e desidera coinvolgere i giovani attivamente nella sua realizzazione, coniugando armonicamente cibo, natura ed ecologia. Punta sull'idea del benessere della persona a 360 gradi, dall'alimentazione genuina all'attenzione per l'ambiente in cui viviamo, il tutto attraverso azioni semplici e facilmente realizzabili e replicabili. Il punto di partenza è recuperare il valore dei prodotti della terra come frutta e verdura, che attraverso i Bio Food Corner, ovvero strutture create ad hoc da giovani artisti degli istituti di design di Milano, possono invogliare le persone a fare una pausa più sana, riscoprendo la bontà di frutta e verdura italiana. Questi ambiti di benessere operativi da aprile a ottobre potrebbero essere gestiti da giovani studenti o da volontari, o come programma di reinserimento per giovani disagiati. Immaginando Expo come un evento multirazziale, con oltre 25 milioni di visitatori da tutto il mondo, molti di questi pensiamo che abbiano specifiche esigenze alimentari, appunto per motivi religiosi e di intolleranze alimentari. Proponiamo di inserire in tutti gli esercizi di ristorazione menu componibili nei ristoranti o corner multietnici nei bar, inserendo simboli specifici per ogni piatto. Ad esempio abbiamo pensato alla stella di David per cibi kasher, la mezzaluna per i cibi halal o la spiga di grano per i cibi ad esempio per celiaci o un simbolo che possa essere la mucca e il latte per i cibi che non contengono lattosio. Il passo successivo è costituito dal favorire lo sviluppo sostenibile della città, limitando l'impatto architettonico, riqualificando le strutture preesistenti ed educando i cittadini al risparmio e al riciclo con piccoli accorgimenti strategici. Per fare questo l'associazione propone in primo luogo di valorizzare con tecniche di forestazione urbana le vie d'accesso a Milano. Pensiamo alle rotonde, agli incroci, alle vie principali, ma non solo per abbellire la città, ma soprattutto per ridurre le sostanze nocive e i cattivi odori nell'aria. Ad esempio applicando in maniera innovativa specifiche piante e sostanze organiche per ridurre CO2. In provincia di Milano, su questa attività, si sta progettando una bonifica ecocompatibile di un depuratore. Nell'ottica dell'energia rinnovabile, la proposta green è costituita dal fotovoltaico, che offre molte possibilità di applicazione per lavorare, vivere e muoversi a Milano, come ad esempio la copertura di tutti i palazzi non protetti da vincoli, appunto di pannelli fotovoltaici, sui mezzi pubblici, sui parchimetri, sulle banchine di tram e bus, sui lampioni e sui parcheggi, e per l'illuminazione urbana in generale. Ad esempio ci sono già alcuni esempi nel mondo, mi riferisco al Regno Unito dove circolano autobus a impatto zero movimentati da batterie al litio, a San Francisco ad esempio vi sono 1100 pensiline di bus con pannelli solari, a Milano da poco è stato inaugurato il primo locale pubblico che risparmia oltre 250 tonnellate di CO2 all'anno. L'associazione propone inoltre di creare una guida di contenuti per educare i cittadini ad un uso saggio delle risorse e del riciclo con piccoli gesti che permette di aiutare l'ambiente, il riciclo della pattumiera organica o l'utilizzo mirato dell'acqua senza inutili dispersioni. Mi viene in mente quando ad esempio facciamo una doccia oppure l'acqua utilizzata da lavatrice e lavastoviglie possono essere con delle tecniche particolari riutilizzate per innaffiare piante e fiori oppure per lavare l'auto. Ogni anno Milano ospita migliaia di giovani che vi studiano e vi lavorano. Pensando ai milioni di giovani che verranno grazie ad Expo, perché non iniziare a pensare a spazi abitativi e di svago per i giovani? Apice del progetto
progetto di 1535.it è senza dubbio la creazione di una sorta di ecovillaggio creato dai giovani per i giovani, in cui con formule abitative di co-housing, casa passiva e casa clima oro, sia possibile creare una comunità residenziale condividendo servizi per avere sia servizi benefici sociali che ambientali. Mi riferisco a orti, giardini, auto e micronidi in comune. Questo per aiutare studenti e famiglie a vivere autonomamente con questi contenuti. Ho quasi finito. All'interno di questo ecovillaggio uno spazio verde sarebbe dedicato da un lato per dare possibilità ai giovani artisti di esprimere la loro arte in tutte le sue declinazioni, dall'altro ai Wii Meeting Point, ovvero postazioni internet Wi-Fi, per creare punti di aggregazione per i ragazzi. Il progetto appena presentato è composto da proposte realizzabili in un anno e mezzo e per un lungo periodo gioveranno alla vita di ogni abitante. Sperando possa essere uno spunto interessante per le istituzioni, vi ringrazio. Grazie Silvia. È una corsa contro il tempo, Presidente.